La causa principale di tutto questo, si è arrivato a questo esito per un unico motivo: non si è saputo gestire la divergenza di pensiero e di idee. Prima di tutto, credo che quando ti trovi in un'organizzazione con più persone ad amministrare la cosa pubblica, che è un affare complesso, fisiologicamente, naturalmente, a meno che non si abbia a che fare con delle persone lobotomizzate o lo sia lobotomizzati, ci siano delle sfumature, delle differenze di pensiero. Soprattutto perché era proprio la missione tra i giovani e quelli con più esperienza, già vi erano delle vedute di base diverse, quindi credo che si doveva gestire meglio appunto questo numero di persone. Si dice in provincia che sia una canna al vento perché ha cambiato schieramento politico, magari pensava di darci manforte che noi fossimo caduti nella trappola e avremmo magari presentato una mozione di sfiducia o non votando il bilancio. Tutto questo non è accaduto. E ci siamo trovati in questo consiglio comunale dove il sindaco appunto spiegava le sue ragioni, in cui diceva che noi l'avevamo messa sotto stato d'assedio e quindi abbiamo deciso di costituirci come gruppo misto in primo luogo per prendere le distanze da qualcosa che non ci appartiene, da qualcosa che ci siamo trovati e dalla quale non vogliamo assolutamente essere intaccati, e soprattutto per iniziare a muovere i passi nuovi. L'intenzione attuale è quella di costituire una minoranza attiva. In che termini? Mi spiego bene. Abbiamo intenzione di costituire, di aprire una sezione politica e di iniziare a fare politica nella maniera più concreta, anche con minoranza. Guardi, io del fatto di aver perso la nomina da vice sindaco non me ne sono fatto mai un cruccio. Io credo che quello che potevo fare prima, sicuramente in missione ridotta, posso continuarla a fare da adesso.